Ciao a tutti, sono Maggie Pescetto e ho appena finito il mio incontro con la scuola elementare di Tovo San Giacomo. È stata un'emozione molto forte per me, era la prima volta che facevo un incontro del genere, soprattutto con così tanti bambini, e mi è piaciuto veramente molto. E mi ha colpito un sacco il loro interesse per il mio sport e soprattutto le domande che mi hanno fatto, che non me l'aspettavo. Molte proprio tecniche sulla mia attrezzatura. E altre invece, come sulla mia paura e sul mio passato, che mi ha fatto ricordare dei bellissimi momenti di quando ero più giovane. Quindi mi è piaciuto tantissimo le domande che mi hanno fatto, tantissime domande, ma la cosa che mi ha emozionato di più, devo ammettere, è stata la fine. Quando, dopo tutte le domande, hanno alzato i bambini hanno alzato dei fogli dove c'ero io ritratta sul mio kite, e questo mi ha fatto veramente emozionare vedere che mi avevano disegnato e avevano preso del tempo per ritrarmi. Mi è piaciuto davvero tanto. E questa iniziativa è molto importante per me. Perché si promuove lo sport, soprattutto nella regione Liguria, e si parla dell'importanza dello sport. Questa è un'iniziativa di Stelle nello sport, nello specifico ringrazio Marco Callai e ringrazio tantissimo per la presenza il CONI, soprattutto dell'area di Savona, che si è presentato e ha detto proprio delle belle parole per iniziare l'incontro. E ringrazio anche le maestre e la dirigente che si è presentata all'incontro, ha fatto qualche intervento anche lei e ha fatto molto piacere a me. E sono contentissima di questo incontro, so che anche i bambini mi sono sembrati molto, molto entusiasti e questo mi rende molto contenta. Spero vivamente di poterli vedere un giorno fisicamente perché purtroppo per il Covid e le restrizioni non ho potuto presentarmi fisicamente alla scuola elementare, però spero di poterlo fare insomma a lungo andare. Io sono un'atleta della nazionale italiana di kitesurf, di kite foil. Che ha il sogno delle Olimpiadi del 2024 e cercherò di fare tutto per conquistarlo. Adesso in programma ho tanti allenamenti, ma soprattutto tante regate nazionali, perché purtroppo le internazionali molte sono state spostate e non vedo l'ora. Ringrazio tutti veramente per avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro e buon vento a tutti.